Sono 477 i Liguri che hanno prenotato il nuovo vaccino bivalente anti-Covid. È importante vaccinarsi adesso, spiegano dall'ASL, in concomitanza con l'arrivo della stagione fredda. Primo giorno di scuola in Piemonte, dove l'appello: mancano 16.000 titolari delle cattedre e 8.000 studenti. L'anno incomincia senza mascherina, senza DAD e senza distanziamento. Potrebbero essere questi gli ultimi giorni di un'estate rovente. A metà settimana attesi i temporali nel nord-ovest e non mancherà qualche fiocco di neve sulle Alpi. Presidio questa mattina da parte dei lavoratori dell'INPS di Torino, che protestano contro la lunga agonia dei tagli. Siamo troppo pochi, sostengono i sindacati, per la mole di lavoro giornaliera. E ben ritrovati con il nostro telegiornale. In primo piano la sanità: sono 477 le persone che hanno prenotato oggi e che quindi hanno ricevuto o riceveranno in queste ore in Liguria il nuovo vaccino bivalente anti-Covid. Le prenotazioni sono partite dalle 12 di venerdì scorso ed è così stata avviata questa mattina la nuova fase della campagna con il vaccino, che offre anche una copertura contro Omicron, un'ulteriore arma per contrastare in maniera ancora più efficace il virus. Al momento sono più di 1.700 le prenotazioni complessive. L'ha comunicato il presidente e assessore alla sanità della regione, che ancora una volta ha rivolto un appello affinché i cittadini si sottopongano alla quarta dose, rivolgendosi in modo particolare ai soggetti più a rischio. Questo periodo, ha commentato il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, è particolarmente indicato per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Da un lato siamo infatti alle porte della stagione autunnale, dunque con il passare delle settimane aumenterà il rischio di diffusione delle malattie respiratorie e di conseguenza anche la possibilità di contrarre il virus. Dall'altro, il nuovo vaccino adattato alla variante Omicron garantisce una prenotazione maggiore e più duratura. Adesso invece si parla di scuola. Con altre 6 regioni, anche in Piemonte, gli studenti sono tornati in classe, quest'anno però senza restrizioni anti-Covid-19, appunto un passo fondamentale per un'Italia che ha sofferto la pandemia fino all'anno scorso. Noi siamo andati ad ascoltare i pareri degli studenti per sentire un po' le loro opinioni. Andiamo in servizio. Il Piemonte è tornato in classe, senza mascherina, senza distanziamento e anche senza DAD. Gli studenti per questo anno scolastico 2022-2023 in classe sarebbero più di 500.000, andando ad occupare le 540 scuole statali del territorio. Ma anche se si parla di una cifra così grossa, la popolazione studentesca piemontese è in diminuzione. Pare infatti che ci sarebbero ancora 8.000 banchi vuoti, secondo i dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale, che segnala un calo dell'1,6% degli iscritti. E anche per i professori l'anno non è ripartito a pieno ritmo, con 16.000 supplenti. Il motivo è sempre lo stesso: troppi precari e pochi ruoli. Ma a parte tutti questi problemi che si sta trascinando questo nuovo inizio scolastico, sentiamo com'è andato il primo giorno di scuola. Ecco, in questo momento ci troviamo davanti al liceo Galileo Galilei di Alessandria e sentiamo appunto i pareri dei ragazzi. Come è andato il primo giorno di scuola? Bene, bene, tutto a posto, tranquilla. Poi io faccio il quinto, quindi ormai... Bene, preferivo stare al mare, grazie. Al mare. Senza mascherina, senza distanziamento, come vi siete trovate quest'anno? Meglio, perché si torna alla normalità, quindi... No, vabbè, abbiamo sempre i banchi singoli, però senza mascherina si sta bene. Mi sono trovata bene, ovviamente se avremo qualche raffreddore, cioè dovremo portare la mascherina, febbre, devi stare a casa, quindi tutto a posto per adesso. Ragazzi, come è andato il primo giorno di scuola? Bene, grazie a Dio bene, senza mascherine, senza distanziamento, seppur con i banchi singoli. Sempre con i banchi singoli, però sì, è andata tutto bene. Tutto bene, nella norma. Si vedono tanti sorrisi, devo dire. Siete contenti? Sì, sì, sì. Ma sì, sì, no. Dai, alla fine... È un anno normale questo, siamo contenti che si ritorni come diciamo, 3-4 anni fa. Sì. Prof, che cosa vi hanno detto in merito alle regole Covid? Ma che dobbiamo tenere i banchi distanziati, ma per il resto è tutto a posto, ecco.
E continuiamo ancora a parlare di scuola. Sindaci e dirigenti scolastici nell'Ovadese hanno stilato un documento unitario da presentare ai candidati alessandrini alle prossime elezioni politiche, chiedendo che la scuola venga messa al centro della loro campagna elettorale. Fabrizio Mattana. A seguito di un tavolo di confronto tenutosi in comune ad Ovada, i sindaci dell'Ovadese e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi hanno condiviso e sottoscritto un documento che vuole portare al centro della campagna elettorale alcune proposte concrete sulle politiche scolastiche. Fra i punti principali, meno alunni per classe e non solo a parole. È del tutto inutile, infatti, continuare a parlare dell'abolizione delle classi pollaio o della difesa delle piccole scuole se non si rivedono finalmente i rigidi parametri numerici per la formazione delle classi. È su tali parametri che si basano infatti gli uffici scolastici per definire l'organico e la formazione delle classi, e su questi le regioni possono, nei casi di piccoli comuni di montagna o marginali, proporre deroghe. Ma tali parametri, hanno spiegato sindaci e dirigenti scolastici, anche in considerazione dell'andamento demografico del nostro paese, vanno rivisti. Anche perché il numero migliore per poter lavorare a una didattica individualizzata volta alla realizzazione del successo formativo è di 15-18 alunni per classe. I parametri invece permettono di arrivare a 29 alunni. Non sono necessari interventi sporadici, costosi ma non strutturati contro la dispersione. Sarebbe sufficiente garantire classi poco numerose e un organico docente ATA adeguato. Secondo punto, valorizzare e non affossare le piccole scuole e i laboratori di innovazione. I sindaci hanno sottolineato l'importanza, non solo sotto l'aspetto educativo e formativo, ma anche sotto quello sociale, della presenza dei punti di erogazione del servizio scolastico nei piccoli centri, che vedono la presenza della scuola come elemento portante della connessione sociale, della rete di relazioni, nonché della vita e dello sviluppo dei propri comuni. Ma non solo, le piccole scuole possono essere laboratori di didattica innovativa e motivante. Proprio per questi motivi esprimono forte preoccupazione in relazione alle assegnazioni dell'organico e al mantenimento a pieno regime di tutti i punti di erogazione del servizio, soprattutto in riferimento alle sezioni di scuola dell'infanzia, che pur non essendo scuola dell'obbligo sono a tutti gli effetti scuole statali. Sulle scuole dell'infanzia in particolare sono stati stanziati importanti fondi del PNRR, ma non si tiene conto del fatto che molte scuole, dove i comuni negli anni hanno fatto grandi investimenti, sono costrette a chiudere, o peggio, si ricorre all'assegnazione della cosiddetta mezza sezione, che di fatto costringe i genitori a spostare i bimbi in altre scuole. La cessazione e il ridimensionamento attraverso le mezze sezioni di tale servizio preoccupa fortemente, per le ricadute che avrebbe sulla vita e sul futuro delle comunità, in quanto innescherebbero un percorso di degrado e impoverimento, nonostante i propositi manifestati a livello governativo, anche con i bandi PNRR, per favorire la ripresa e la rigenerazione di piccoli borghi. Concludendo sulla scuola, amministratori comunali e dirigenti scolastici chiedono semplicemente ai politici meno parole e fantasia, ma più fatti e concretezza. Come adesso argomento, potrebbero essere questi gli ultimi giorni di un'estate senza tregua che ci ha regalato temperature al di sopra della media. Secondo Trebimeteo, infatti, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ennesimo anticiclone africano che riporterà in alto le temperature, ma poi nella seconda metà della settimana il caldo verrà offuscato da rovesci temporali sparsi, in particolare su Alpi e Nord-Ovest, che porteranno i primi freddi autunnali. Nel fine settimana poi non è escluso anche il ritorno della neve sui rilievi a quote interessanti, con fiocchi fin sotto i 1800 metri sulle Alpi. Nel momento che mancano ancora molti giorni, specificano però da Trebimeteo, si tratta di una linea di tendenza che andrà confermata con le prossime analisi. Adesso invece la cronaca: con la vecchia tecnica dell'abbraccio, una ragazza è riuscita a sfilare un orologio Rolex dal polso di un'anziana alessandrina, caduto nei giorni scorsi. La pensionata è stata avvicinata da una giovane che con insistenza le chiedeva di poterla abbracciare. Una volta salita in auto per cercare di sfuggire all'inconsueta richiesta della sconosciuta, è stata bloccata ad un braccio e la rapinatrice le ha sfilato l'orologio d'oro con estrema destrezza. La malcapitata si è messa ad inseguire la donna, che nel frattempo stava fuggendo con un complice a bordo di una vettura. Un passante ha tentato di fermare l'auto e, non riuscendoci, ha comunque preso il numero di targa e avvisato la polizia. I due sono stati poi fermati a Trivolzio, in provincia di Pavia. Nell'abitacolo gli agenti hanno trovato una catenina d'oro, provento evidentemente di un altro furto, e successivamente anche il Rolex. La povera vittima è stata portata in ospedale in stato di shock, mentre la coppia di malviventi si trova agli arresti domiciliari.
E cronaca anche a Genova, aumentano i viaggiatori e aumenta anche la delinquenza. È quello che segnala il dato della Polfer, appunto, del capoluogo ligure, che quest'anno ha avuto a che fare con più arresti e denunce rispetto allo scorso anno. Ma sentiamo meglio i particolari in questo servizio. 25 arresti, 50.000 controlli e 131 denunce. Sono questi i numeri del bilancio estivo della Polizia Ferroviaria di Genova, con 10.000 controlli in più rispetto allo scorso anno sulle tratte ferroviarie e nelle stazioni liguri. I principali sono reati contro il patrimonio, legati in particolare a borseggi, scippi e furti di bagagli. Il più grave riguarda un uomo di 36 anni, fermato dagli agenti a Genova Principe verso la fine di luglio, per una condanna a 10 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una minorenne, pena che non si lontana da quella per un altro trentenne, genovese, anch'esso responsabile di episodi simili a bordo dei treni per i quali è stato condotto in carcere. La maggior parte dei detenuti sono persone già note alla polizia, 16 risultavano ricercate per custodie cautelari o per reati definitivi, e con questi ci sono anche 3 cittadini tunisini che la Polfer ha bloccato alla frontiera di Ventimiglia, sospettati di essere gli autori dell'omicidio di un marocchino di 20 anni avvenuto qualche giorno fa a Bologna. Per le 131 denunce, di cui 67 da mano straniera, le cause si allegano per lo più per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione, violenze di immigrazione clandestina e porto abusivo di armi, ma anche minacce di aggressione di capotreno, spesso per un biglietto non pagato o senza mascherina. E con la delinquenza inoltre c'è anche un tragico panorama con cui il capoluogo ligure deve fare i conti: il rintraccio di minori che proprio durante la bella stagione si allontanano più facilmente dai centri di accoglienza. Quelli trovati dalla polizia sono stati in tutto 13, riportati tramite la procura dei minori nelle strutture dei dedicate. Da sola Pernigotti, l'incontro in videoconferenza in programma oggi è stato di breve durata, giusto il tempo per comunicare l'indisposizione di Sabrina Cherubini, funzionaria del Ministero del Lavoro, la quale ha riconvocato le parti interessate per la prossima settimana. Le tempistiche sono serrate, il passaggio definitivo delle quote sancito dalla firma degli ormai vecchi proprietari Toxoz a una società del colosso Stelle Strisce JP Morgan arriverà entro il 30 settembre, data fissata per il closing. I sindacati hanno chiesto anche che l'incontro di lunedì possa avvenire direttamente a Roma e in presenza. Parliamo ancora di sindacati. I lavoratori dell'INPS di Torino questa mattina si sono trovati davanti alla sede di Via Miglio per protestare contro la carenza di organico. Siamo troppo pochi, hanno detto, a fronte di tutte le pratiche che dobbiamo espletare. Questo non ci consente di dare risposte ai cittadini, moltissimi appartenenti alle fasce deboli che si rivolgono ai nostri sportelli. Il presidio arriva in seguito ai continui tagli di personale effettuati dall'ente nelle 14 sedi torinesi. In 4 anni, hanno ancora detto i lavoratori, abbiamo perso il 30% degli addetti. Il tutto mentre sembra imminente anche la chiusura della sede di via 20 settembre. Servono assunzioni e formazione, hanno concluso i sindacati che hanno appoggiato il presidio di questa mattina. Sindacati continuano anche ad Alessandria, perché Confagricoltura ha presentato stamattina la sua agenda ai candidati deputati e senatori alle politiche. Una vera e propria lista di problemi che necessita di soluzioni molto urgenti. In realtà si tratta di argomenti che interessano tutti i cittadini e non solo gli agricoltori. De Vinci. Una delegazione di Confagricoltura Alessandria, composta dalla presidente Paola Maria Sacco e ancora dal membro di giunta nazionale Luca Brondelli di Brondello, dal direttore provinciale Cristina Bagnasco e dai componenti del consiglio direttivo, ha voluto incontrare i candidati alle cariche di deputato e senatore per la provincia di Alessandria, ai quali è stato consegnato un documento che sintetizza le principali richieste che l'associazione rivolge al futuro governo. Presidente, Confagricoltura ha chiamato i candidati alle prossime politiche ad ascoltare quelle che sono le esigenze principali del mondo dell'agricoltura e i politici hanno risposto. Sì, i politici hanno risposto e ci stanno raccontando qual è il loro modo di vedere l'agricoltura. Direi che mai come oggi gli interessi di noi agricoltori coincidono con quelli dei cittadini, perché siamo impegnati nel cercare di produrre
a costi contenuti, sempre di più cibo in quantità per garantire la sicurezza alimentare e di qualità. Siamo impegnati nella transizione energetica, quindi ci proponiamo per aumentare la produzione energetica nelle nostre aziende a vantaggio di tutti, e siamo anche impegnati nella transizione ecologica, nella riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di fertilizzanti. Siamo impegnati da diversi anni e quindi pensiamo di avere tutte le carte in regola per chiedere l'aiuto della politica. Ho visto nelle vostre relazioni che anche il tema energetico dal punto di vista della produzione in proprio richiede una liberalizzazione. Sì, noi stiamo chiedendo che nei prossimi bandi che si riferiscono al parco agrisolare, cioè al fotovoltaico sui tetti delle nostre aziende, sia tolto il vincolo dell'autoconsumo per poter produrre più energia a vantaggio di tutti. Adesso invece nello sport, vittoria nella penultima gara del campionato mondiale di endurance del pilota tortonese Alessandro Pierguidi, che col compagno James Calado ha sbaragliato gli avversari alle 6 ore del Fuji. Con la sua Ferrari 488 GTE ha conquistato pertanto importanti punti per conquistare il terzo titolo iridato. Le 8 ore del Bahrain a novembre sarà decisiva per il team alessandrino. Invece adesso non è bastato l'impegno ed il coraggio per un Alessandria Calcio che contro l'Ostica Entella ha dovuto fare ancora i conti con l'inesperienza dei giovani e il ritardo nella preparazione che l'hanno costretta a cedere ai Liguri per 3-1, ma tra poco sentirete meglio i particolari con Fabrizio Mattano nella sua pagina sportiva. Abbiamo ancora qualche secondo per stare insieme, quindi ricordo il nostro annuncio: abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di voi, segnateci al numero WhatsApp che trovate in sovraimpressione, 348 662 7590. Potete segnalare una notizia di cronaca, un incidente stradale, un evento climatico, una manifestazione a tema culturale, uno spettacolo, concerti, musica, quello che volete. Inviatelo al nostro numero WhatsApp e noi verificheremo la notizia e poi la pubblicheremo nel nostro sito internet Telecity News 24, o potrebbe anche diventare una voce nel nostro telegiornale, perché no? Mi raccomando, la foto o i video dovranno essere brevi, in maniera scattati in maniera orizzontale. Se volete potete anche citare il vostro nome e cognome, lo ricordiamo, non è obbligatorio. E potete anche scrivere qualche riga di spiegazione della notizia. Quindi mi raccomando, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di voi. Adesso invece, dopo la pagina sportiva, vi ricordo che ci saranno le previsioni meteorologiche a cura di Trebi Meteo, quindi state ancora con noi. Bene, grazie per averci seguito e alle prossime edizioni. Arrivederci.